Tra questa gente terrorizzata c'ero anch'io ed avevo solo 5 anni. Non sapevo perché la mia famiglia insieme a tantissima altra gente faceva quel trasloco in modo così frettoloso e distrutti dal pianto. Per andare dove poi? Da chi? Mi guardavo intorno e vedevo l'ansia, la disperazione e la paura del domani scritte sul viso dei miei cari. Le parole di una testimone dell'esodo Giuliano Dalmata e quelle della scrittrice Adriana Ivanov-Danieli riavvolgono il drammatico nastro di una delle pagine più buie e troppo spesso dimenticate del secondo dopoguerra. Il 10 febbraio è dal 2004 istituito come il giorno del ricordo della tragedia delle foibe e di un esilio che arriva al cuore degli studenti pesaresi collegatisi questa mattina con la diretta di Rossini TV nella commemorazione organizzata dal Comune di Pesaro al cippo degli esuli Giuliano Dalmati di Trebbiantico. Cippo dove una delegazione dell'Istituto Alighieri ha deposto una corona d'alloro accompagnata dalla musica degli studenti del Conservatorio Rossini. Unici studenti in presenza, gli altri comunque sono stati raggiunti dalle tante testimonianze, come quella della dirigente dell'ufficio scolastico Alessandra Belloni e del prefetto Tommaso Ricciardi, che hanno sottolineato l'orrore di una pagina di storia che va perennemente ricordata. E ho scoperto l'orrore delle foibe, queste insenature che insomma ti davano una morte allucinante, cioè una cattiveria diabolica, un odio diabolico, gente che veniva gettata viva lì dentro e non era possibile né andarli a prendere né per loro era possibile risalire. Il mare che unisce non divide, così il Comune di Pesaro ha voluto etichettare questo giorno del ricordo con l'assessore Camilla Murgia, il presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini e il sindaco Matteo Ricci, che hanno sottolineato il dovere del ricordo, compreso quello della grande opera d'accoglienza di Padre Damiani. A Pesaro, grazie all'esperienza straordinaria di Padre Damiani, tanti esuli trovarono ospitalità, accoglienza e cittadinanza. Ritengo molto importante quindi ricordare i massacri delle foibe per dare onore alle migliaia di italiani che persero la vita. Ed è giusto non dimenticare, perché in questa tragedia c'è anche un pezzo di storia della città. Non solo è importante ricordare gli italiani morti nelle foibe, non solo è importante ricordare quella pagina buia della storia per troppo tempo rimossa dallo scontro ideologico, ma è importante ricordare che fino a quando ci saranno dei confini così netti che si spostano continuamente, noi non avremo mai la pace e la convivenza tra le popolazioni. È importante che la scuola continui un lavoro sulla storia dell'ultimo secolo, perché non è così conosciuta, tanto più questa appunto nascosta per troppi anni in maniera colpevole.